Ok, quindi andiamo a bloccare leggermente perché altrimenti la rompiamo e incominciamo a fare la saldatura. Non bisogna stringere, eh? Cominciamo a fare la saldatura sul primo pezzo. Se ce ne sta troppo di stagno, basta che fate così, lo stagno se ne scende. Normalmente voi dovete fare già anche la saldatura come il filo, dovete fare anche la saldatura qui, però in questo caso ci spostiamo la morsa, perciò vi ho detto che deve essere una cosa pratica. Possibilmente dovete avere la luce. Quindi con molta delicatezza e voilà, primo filo saldato. Voilà, secondo filo saldato. Tutto a posto. Assicuratevi che non si toglie. Adesso prendete il trasformatore, lo collegate. Ovviamente voi vedrete che al trasformatore ci sta il polo positivo e il polo negativo. Se non funzionasse, invertite i poli. Adesso logicamente mantenete sempre distante. Voilà, come vedete è blu e quindi blu mi piace. Adesso andiamo a vedere le altre e quindi poi facciamo di conseguenza quello che vogliamo fare. Quindi questa l'abbiamo fatta. Allora, è inutile che vi faccio vedere le altre, perché il discorso è praticamente la stessa cosa, quindi è una bella blu. Posso magari anche non utilizzarle, però mi scrivo vicino che è blu. Voilà. E quindi mi trovo che ho una serie blu. Ed è pure bella grossa. Voilà. Vedete quanto è grossa? Un paio di metri come minimo. È la stessa cosa, quindi poi fate con le altre strisce LED. Allora, in questo caso andiamo a provare questa qui. Non so che cosa sia. Non lo so, andiamo a vedere. Allora, un altro sistema che potete fare è che normalmente voi vedete che ci sta il segno della forbice dove potete tagliare. Voi potete anche sfruttare tutti e due i poli, vedete, in modo che avete più spazio se magari siete alle prime armi, no? Che fate queste cose, quindi onde evitare che fate dei pasticci. Potete sfruttare tutti e due gli spazi, quindi tagliare proprio giusto dove sta il LED in modo che vi rimane questo spazietto di più. Vedete? Voilà, vi rimane quindi questo spazietto di più e avete più, diciamo, più facilità di usarlo senza problemi. Allora, prendiamo dell'altro cavo e lo tagliamo. Andiamo a vedere questo che colore è. Allora, adesso mo è inutile che continuo perché altrimenti tutto diventa troppo grande. La stessa cosa vale per quelle là che hanno la guaina. Quindi automaticamente vedete che hanno la guaina. Però
Direte voi come facciamo? Molto semplice. Voi tagliate la parte che è migliore, per esempio in questo caso qua, si è rotta in diversi punti, però posso prendere la parte migliore ed utilizzarla. In questo caso qua basta semplicemente fare con il taglierino, d'accordo? Con il taglierino e tagliate praticamente la guaina. Come vedete, la guaina se ne verrà senza nessun tipo di problema. E quindi sfruttare i due poli per accendere la lampada. Ok? Quindi questo lo facciamo un attimo dopo. Adesso tagliamo un po' di cavo. Tagliamo un po' di cavo, sempre lo stesso procedimento, molto importante, è che vi preparate già il cavo, quindi ve lo tagliate, ve lo sezionate, ve lo spellate in entrambi i lati. Non prendete quei cavi enormi, in casa ci stanno sempre dei fili elettrici, quindi non prendete quei cavoni enormi perché è un'alimentazione bassa, quindi non c'è bisogno di fare chissà che cosa. Ok, quindi spellate. Allora, mo il discorso sta. Un'altra cosa che vi posso dire, allora, un'altra cosa che vi posso dire, come avete visto, noi abbiamo fatto la blu, d'accordo? Allora io posso tagliare a misura la blu, ok? E posso continuare mettendo una rossa, una bianca, posso mettere per esempio 10 cm di rossa collegata alla blu, quindi due fili che vanno ad alimentare la blu e quindi automaticamente va ad alimentare l'altra serie che voi mettete. Quindi può essere, magari volete mettere 5 cm di rosso, 10 cm di blu e quindi fare in diversi punti perché avete diverse strisce LED e quindi potete fare una cosa simpatica in diversi punti a cambiare colore. Quindi come nel caso che noi faremo, per esempio ho visto adesso la blu, però la blu mi interessa molto molto e quindi penso che più me la conservo oppure magari ci taglio un po' di centimetri. La blu mi interessa molto e quindi potete continuare il collegamento. In poche parole, utilizzando la stessa striscia potete continuare poi il collegamento mettendo tutti gli altri colori e in base alla grandezza del trasformatore che voi avete, voi potete comporre differenti colori nella stessa striscia. Quindi penso che sia stato un video che può essere utile perché in fin dei conti, perché poi tutte queste strisce LED le dobbiamo buttare. Io infatti, come vedete, non butto mai niente. Come in questo caso qua, mi serviranno per creare degli effetti di colore completamente diversi in ambienti diversi. Quindi è molto simpatico farlo così. Ok? Ciao ciao ragazzi, alla prossima. Voilà, come vedete l'altra è verde, abbiamo recuperato quindi una blu e una verde. Sappiamo che questa è blu, già bella preparata, e abbiamo la nostra verde che già è bella preparata anche lei. Voilà, vedete? Vedete? Un'altra blu, è uscita un'altra blu. Andiamo a vedere, questa qua è rossa, ma c'ho anche altri spezzi, quindi andiamo a vedere che colori ci sono. Questo non so, questo andiamo a vedere adesso. Voilà, una bella rossa, ma questa non ve la consiglio perché questa qua vi porterà diversi problemi dopo una volta che l'avete messa. Quindi questa praticamente, anche se magari poi la mettete in qualche posizione e funziona tutta, vedete? Magari fai così e funziona tutta e ti credi che va bene, io vi consiglierei di non metterle mai perché vi porterà dei problemi. Fidatevi.
di quello che vi dico. Voilà, e questa qui è una bella bianca, quindi abbiamo recuperato per il momento 4 mandale. Quindi una bella bianca, due blu, una verde. Adesso cerchiamo di recuperare un po' quella rossa. Come vedete, qua c'è la guaina, quindi con il taglierino leggermente togliete la guaina, si toglie senza problemi e fate la stessa cosa. Ah, ragazzi, che ne pensate, Paolino, eh? Allora, adesso noi qua andremo a mettere la cassa, però. Ma sta con l'attack proprio, mamma mia. Fa veramente cagare la con l'attack. Prima la con l'attack attaccava, ma invece proprio non attacca proprio più. Allora, adesso vediamo come metterci la cassa. Ok, un attimo solo. Avete visto com'è bellino? Guarda come è sfazio. Approfittato, blu. Mo' provo con l'altra blu. Te ce la faccio perché è simpatico. Faccio blu e blu, è simpatico. Vediamo un po'. Vediamo che succede. Interessante. Ah sì, vedete con la cassa è tutto un altro discorso. Bello, 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 bello. Guarda che si vede una bomba, guarda. Veramente bello. Ok, mo pensiamo all'app, vai. Buona. Allora ragazzi, incomincia a prendere forma. Questo non l'ho fissato, ho preso solo la misura giusta. Ok, quindi le devo fissare e li fisserò con la resina. Quindi questi sono un po' sfluorescenti, 4 fari l'ho messi, ci stanno solo alcuni come questo che devo fissare un po' meglio. E quindi poi saranno regolati in base alla chitarra. Ok. Quindi da qui partiranno, da qui andremo a mettere il trasformatore che illuminerà questi. Questa striscia LED più la striscia LED del dov'è? Più la striscia LED di questo. Ok, quindi andremo a metterlo così. Vabbè, poi andremo a scegliere la posizione più consona. E quindi poi ci verrà una chitarra sopra. A più tardi. Ho fatto una pittura nera con i brillantini dentro, in modo per renderlo un po' più magico. Logicamente poi passerò qui anche bello, eh?